Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 26 agosto 2013 e questa è una paginata intera del Corriere della Sera. È dedicata a un DVD che esce oggi con il Corriere della Sera. Col Corriere della Sera. Il DVD è a cura di Piero Angela. Piero Angela, va bene? Nulla da dire nei confronti di Piero Angela, ci mancherebbe altro. Però siccome io non voglio comprarlo questo DVD, costa soltanto 1,90 euro più il prezzo del Corriere della Sera. Allora, vediamo un po' che c'è scritto qua. Vediamo un po'. Leggiamo insieme, cari amici, che c'è scritto. Vedete che c'è scritto, cari? Vedete? Dal Big Bang, eccetera, un viaggio eccezionale alla scoperta delle meraviglie dell'universo, raccontato da Piero Angela. Dal Big Bang, eccetera, eccetera. Si parte dal Big Bang, si parte dal Big Bang, cari amici. Allora, se voi avete tempo e avete voglia e avete questi circa 2 euro da spendere, fatemi sapere se nel DVD di Piero Angela si parla dell'astrofisico orientale Wu Yixiu, che scrive sulla rivista tecnologica del MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vedete, cari? Vedete? Technology Review. Vedete che c'è scritto Big Bang abbandonato nel nuovo modello dell'universo. Quindi questo astrofisico, fatemelo sapere se Piero Angela nel DVD, dove ci parla delle meraviglie dell'universo partendo dal Big Bang, ci parla dell'astrofisico orientale coreano, dalla Corea del Sud mi pare, Wu Yixiu, vedete, Wu Yixiu, il quale dice che non c'è stato mai nessun Big Bang, ovviamente perché anche questo simpatico astrofisico coreano ritiene che l'universo sia infinito ed eterno. Poi fatemi sapere se in questo DVD il nostro bravo Piero Angela ci parla di Isacco Newton, il quale pure diceva che l'universo è infinito ed ovviamente se è infinito non c'è avuto mai nessun inizio, non c'è stato mai nessun Big Bang. Lo diceva Isacco Newton, che non era l'ultimo, non è l'ultimo arrivato. Poi se vogliamo stare, poi a parte questo che di certo ne sa più di me e più di Piero Angela, capito? Questo scienziato qua, questo scienziato, lo vedete qua? Questa è la rivista tecnologica del MIT, Massachusetts Institute of Technology, cari amici, capito? Capito? Vedete? Poi ditemi se Piero Angela parla pure dell'astrofisico vivente, torinese mi pare, Tullio Regge, il quale dice, pure lui dice che l'universo è infinito, e se è infinito non può aver avuto inizio con il Big Bang, se è infinito, il Big Bang implica che c'è stato un inizio, c'è stato. Fatemele sapere queste cose, cari amici, capito? Fatemele sapere, perché io ormai sono 6 anni che su questa mia piccola web TV pubblica ed interattiva non faccio altro che ripetere che l'universo è infinito ed eterno. Infinito. Fatemi sapere se il pregiato Piero Angela fa qualche cenno a questo astrofisico che dice che il Big Bang non c'è, non c'è. Big Bang abbandonato nel nuovo modello dell'universo. Fatemi sapere se parla di Isacco Newton che dice che l'universo è infinito. Fatemi sapere se parla dell'astrofisico vivente torinese Tullio Regge, il quale pure dice che l'universo è infinito. Grazie, cari amici, se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.